Bentrovati amici di Smania Arte, bentrovati amici appassionati di arte. Oggi parleremo di arte, ma per lo più parleremo del mercato dell'arte, della capacità di valorizzare l'arte, di promuovere gli artisti e anche di commercializzarla. Infatti ne parleremo con un noto gallerista italiano, Cristiano Tomassi, amministratore della Cristiano Art Gallery. Bentrovato Cristiano. Carissimo, tutto bene, come stai? Tutto bene, ti ringrazio. Io ti ringrazio per aver accettato il mio invito ed essere qui È un presente con piacere, è te. un piacere. Io ti rinnovo i complimenti perché questo Grazie. tuo blog, consentimi chiamarlo blog, sta avendo un grande successo e se ne parla. Sì. E sono io che ti ringrazio per avermi invitato, no? No, ma era dovuto perché sei uno dei maggiori galleristi in Italia, Smania Arte, troppo buono. parla anche di Magari. gallerie. E di mercato dell'arte. Allora, Cristiano, tu sei gallerista da tantissimi anni, quindi sei un Sì. gran sei conoscitore dell'arte. Io ti chiedo, Ti ma provo. noti un cambiamento culturale in questo campo? Ma guarda, Mero, ti dico la verità, un cambiamento culturale sì, un piccolo cambiamento culturale sì, perché io vedo che tanti giovani, no? Si affacciano all'arte, ma si affacciano anche alla poesia, alla cultura in generale, sempre di più alla lettura dei libri. E lo vedo perché qui vicino alla mia galleria c'è anche, insomma, un importante bookstore, non facciamo pubblicità, e vedo che è sempre più frequentato da tante, tante persone, giovani, ragazzi, e quindi io noto, in effetti sì, lo sottoscrivo, noto un cambiamento culturale in atto, In che atto. soprattutto da parte dei giovani che si avvicinano alla cultura, al bello, perché poi in effetti, Omero, più ci avviciniamo al bello, più ci avviciniamo alle cose belle, pulite, e più non si scade nella cattiveria, nella Sì, bruttezza di ogni giorno che conosciamo. Quindi l'arte è un veicolo, secondo me, di bellezza e di cultura. E infatti hai detto bene, l'arte è un ottimo veicolo proprio per migliorare anche le nostre giornate. Io ad esempio anche qui da me sono un collezionista, i miei quadri, le mie opere mi danno sempre quell'energia in più per andare avanti. Senti Sì, Cristiano, assolutamente. quali artisti, ti chiedo come gallerista, quali artisti sono più ricercati? Però te lo chiedo sia a livello artistico, ma anche, quindi come piacere estetico, ma anche sul piano di investimento. Ma guarda, allora, Omero, diciamo che tra virgolette mi costringi a fare dei nomi. Eh sì. Diciamo che, allora guarda, domanda molto interessante perché diciamo che io vedo un po' il collezionismo artisti, sì, in effetti sì, possiamo dividere in due categorie, come giustamente dici tu, un po' più quelli che piacciono, tra virgolette, no? Quindi esteticamente piacevoli, decorativi da tenere in Sì. casa, ma anche, insomma, di grande raffinatezza e di importanza anche dal punto di vista del mercato. Non so, mi viene in mente Palumbo, a cui ho fatto anche una mostra, Kia, Germanà, tanti altri che sono piacevoli, oltre che a rappresentare un buon investimento, ma sono piacevoli, perché insomma, perdonami se ricito di nuovo Palumbo, insomma, però ecco, Ciro Palumbo fa delle opere bellissime, quindi comunque è piacevole, no? È da guardare. Anche De Chirico, no? Io vedo che tu hai una bella opera di De Chirico, per esempio, è piacevole, è bello da vedere. Ci sono invece artisti che sono un po' più da investimento e qui chiaramente ricito Kia, che secondo me è anche bello da vedere, ma anche come investimento, Sì. e poi i classici Schifano, i soliti, Piazza, Festa, ma ci sì. sono anche tanti personaggi, artisti di nicchia, poco conosciuti, che però magari rappresentano forse un po' più l'investimento nel futuro, perché sai, è vero, comprare Schifano ora a prezzi alti è già arrivato, cioè rappresenta magari un Arrivato. investimento, ma devi comunque aspettare 10, 15, 20 anni. Comprare Fontana ora, più di quello, cioè, che ci aspettiamo da Fontana? Sì, Non ci possiamo infatti. aspettare, magari da Schifano sì, però voglio dire, forse anche no, magari una piccola crescita, però no, questo non si può dire. Ci sono invece dei nomi di nicchia sui quali magari potrei puntare, perché in effetti è anche vero quando si dice non è un luogo comune, bisogna comprare gli artisti quando costano poco. Per esempio, Certo. Wang Jingdong si potrebbe comprare e costa relativamente poco, 600, 1000 euro una foto, e magari nel breve o lungo termine ci darà soddisfazioni, ma questo nessuno può dirlo. Però
allo stato dei fatti è questo il mercato. Lo sappiamo che l'arte, comprare arte per i collezionisti, insomma, è sempre un salto nel buio, però sentire le parole da te, che sei un esperto, sei un gallerista, effettivamente io la penso proprio come te. Ci sono artisti che sono già arrivati. Bisognerebbe sempre comprare quello che piace, io e te abbiamo anche parlato di questa cosa, comprare quello che piace, magari se uno spende un po' di più, pensare magari mi oriento verso un nome che magari nel tempo possa, ecco, farmi crescere economicamente. Però prima bisogna comprare quello che piace, perché mettersi in quadro un'opera brutta, una scultura brutta, non fa bene all'anima, insomma. Non fa bene. Ritorniamo al ragionamento che avevamo fatto prima, la bellezza, l'estetica. Ascolta, Cristiano, nella tua galleria, l'hai detto, tu stesso hai nominato solo un grande artista, Palumbo, ma hai fatto un sacco di mostre per tantissimi artisti contemporanei e quindi ti sei trovato spesso a interagire con loro. Io ti chiedo, com'è il connubio artista-gallerista? Ma guarda, il connubio, questo binomio artista-gallerista è meraviglioso, perché intanto ti consente di entrare e di dialogare con l'artista. Poi, se scatta quel feeling, e sta chiaramente un po' tutte e due, si diviene anche amici, certo. No? E posso fare tanti nomi, come Marco Nere Rotelli, Giorgio Laveri, no? Con le sue ceramiche, sì, siamo grandissimi amici fraterni. Però ecco, il binomio artista-gallerista è bello perché intanto ti consente proprio di entrare nell'ottica, no, dell'artista, lui ti svela un pochino i segreti, quindi molti... È stato un attimo un blocco con Cristiano. Vuol dire che le opere te le dà a quattro soldi, diciamoci, ed è brutto perché l'artista non svende mai le sue opere, né essere da gallerista, né a collezionista, né al pubblico. Il rapporto diretto con l'artista ti consente di entrare nel suo mondo, di acquisire una fiducia. Io dico sempre, quando faccio qualche evento, voi qui comprate un'emozione, perché se l'artista viene da me e non la compra, mi vogliono perdonare tutti quelli che fanno le aste, che si occupano di aste, che fanno giustamente il loro lavoro, però lì compri, insomma, compri un'opera, no? Invece andando in una galleria compri, tra virgolette, un rapporto che si è creato nel tempo con l'artista, di amicizia, di fiducia, perché l'artista, non ci scordiamo, quando porta delle opere, io ho fatto per esempio Antonio Pedretti al Castello di Minturno, o Giosetta Fioroni, a cui tu, insomma, sì, hai partecipato, e l'artista tra virgolette, concede, o anche se compri, comunque ti dà un numero di opere e ti affida un numero di opere importante, quindi ti dà 30, 40, 50 mila opere, te le dà per la fiducia che si è creata nel tempo. Insomma, è questo, secondo me, il trade union dell'artista e gallerista, e questo è il significato poi di fare arte. E infatti questa fiducia che si instaura tra te gallerista e l'artista indirettamente viene trasmessa anche al collezionista, a colui che compra l'opera, perché giustamente io vengo a comprare da te perché so che tu sapresti consigliarmi l'opera adatta in quel momento. Ti ringrazio. E quindi è tutto un filo diretto. Sì. Ed è bello anche perché poi partecipando alle mostre c'è il catalogo, la foto con l'artista, la dedica, e molti mi dicono grazie, anche se poi non comprano, mi ringraziano. Perché mi dicono grazie per il momento che ci hai fatto vivere, perché quella è una cosa comunque importante, un momento, insomma, bello, d'arte, puro, semplice, costruttivo. E poi si ride, si scherza, non è una cosa proprio pesante, è un bel momento, poi si va a cena, insomma, è una giornata proprio veramente all'insegna dell'arte e della bellezza, insomma, ma e della guarda, cultura. Sì, Cristiano, il nostro obiettivo dovrebbe essere proprio questo, avvicinare di più le persone all'arte e avvicinarle attraverso le mostre, perché le mostre sono importantissime, amici di Smania Arte, è la cultura artistica, la vedete solo attraverso le mostre, non su uno schermo o da altre parti, attraverso la mostra, il contatto diretto con l'artista, con l'opera. Ecco, è importantissimo partecipare alle mostre, è proprio un senso culturale. Sì. Ascolta, tu credi che ultimamente le gallerie abbiano avuto un declino, visto, ne parliamo proprio, che sono nate tantissime piattaforme dove si può vendere e commercializzare l'arte? Quindi hanno avuto un declino un po' le gallerie? Ma guarda, è un discorso, diciamo, un po' complicato, perché chiaramente la galleria ha dei costi. Sì. E io anche vendo online, vendo bene online, perché chiaramente mi propongo un po' su tutto il territorio nazionale dove non arriverei. Io sto a Cassino, quindi in provincia di Frosinone,
è un centro, insomma, 50-60 mila abitanti, conosciuto per l'abbazia di Monte Cassino, vabbè, però chiaramente non, come si può dire, non ho il pubblico ovviamente delle grandi città, Roma, Napoli, Firenze, Milano, Torino. È anche vero che ci sto solo io, quindi è anche vero che la concorrenza è minore, diciamo, chiamiamola concorrenza, però il mercato online aiuta. Diciamo che il mercato online aiuta e fa bene, diciamo che fa bene all'arte, perché l'arte entra in tante case. Sì. Io durante il Covid, ahimè per il Covid, però la gente comprava, perché comunque cercava di, insomma, di dare un senso a quel brutto periodo. La cosa bella del post-Covid è stare che tante persone che io ho conosciuto online poi sono passate a trovarmi. Non hanno comprato, ma sono rimaste a pranzo, sono rimaste a cena, abbiamo fatto un aperitivo, hanno visto la galleria. Quindi diciamo che secondo me il mercato online, gestito bene, aiuta la galleria. Aiuta la galleria. Però si tratta sempre però di un discorso di vendita, cioè non bisogna mai, secondo me, diceva il mio professore di latino, in medio stat virtus, cioè non bisogna esagerare nella vendita né troppo in galleria. Perché poi se non ancora qualcuno che ahimè dice in galleria però ti chiedono 10 volte di più. No, bisogna cercare di trovare una via di mezzo tra la vendita online, che chiaramente ha meno costi, e la vendita in galleria. Quindi diciamo che la vendita online aiuta, se fatta bene aiuta. Questa cosa che hai detto, Cristiano, è davvero interessante. La galleria associata all'online è veramente molto molto interessante. È un'apertura dell'arte verso tante persone che magari fisicamente non possono essere a Cassino lì nella galleria. La prima occasione, io amici di Parma, di Modena, della Svizzera, che alla prima occasione però sono passati a trovare. E magari poi hanno abbandonato l'online e magari vengono un paio di volte l'anno, perché la galleria è importante, va vissuta, perché non bisogna tornare ad una volta dove il gallerista è un po' come il, tra virgolette, ecco, il tuo medico curante, no? Tu vai in galleria anche per parlare, gli chiedi un consiglio, poi magari fai come ti... L'online che ben venga, però... diciamo affiancato sempre da una galleria fisica quando si può, perché secondo me è importante, perché è un momento di cultura, no? di bellezza, di incontro. Ma infatti un carissimo mio amico, anche lui esperto d'arte, diceva sempre che voi galleristi, che gli esperti, anche i critici d'arte, sono un po' gli psicologi dell'arte, perché consentono all'osservatore, al collezionista di potersi esprimere. Ascolta, io ti ho chiesto prima il rapporto gallerista-artista, adesso ti chiedo il rapporto gallerista-collezionista. Sì, ci agganciamo un po' alla domanda. Sì. Il rapporto gallerista-collezionista è bello, è chiaro, bisogna sempre pensare, Omero, che tu per esempio compri da me, poi non è che il mese dopo tu compri da me, compri da un altro perché c'è la concorrenza, cerchi quell'opera che io non ho, magari per amicizia mi chiedi, Cristiano, sto cercando un'opera, Nazareno Biondo, che c'ho qua, la scultura. Io ce l'ho, ma se non ce l'ho, allora o te la cerco. E comunque si crea un rapporto che, secondo me, se instaurato bene, va oltre l'arte, diventa un rapporto di amicizia. Perché io con tanti collezionisti, ormai mi ci sento, loro addirittura mi dicono stasera, scusa, c'è la partita, io non sono tifoso, quindi, tra virgolette, non mi importa. Però magari mi dicono, guarda, sono andato lì, ho visto questo artista, ho visto questo, senti, ho visto sto mobile di design, che ne pensi? Perché poi il collezionista diventa un amico. Però, per arrivare a questo, ecco, il collezionista deve capire che la mia fortuna è che io vengo dal collezionismo, ho iniziato con l'Ottocento napoletano, Attilio Pratella, i Rolli, quindi forse, diciamo, la mia fortuna è che io riesco a far trasparire questa, diciamo, mia passione che è rimasta, che non è solo lavoro, e quindi se mi dici così forse magari c'hai ragione e non parli solo da un lato economico, perché magari puoi anche consigliare, guarda, io ti consiglio di comprare questo, punta su questo, la gente forse si vuole sentire dire altro in questo periodo, sì, capito? Magari compra quello che ti piace, pagamelo anche un pochino alla volta, ma non questa è già una cosa importante per un collezionista, perché sappiamo che le opere costano, alcune opere costano, c'è poco da dire, quindi effettivamente per permettere al collezionista di poter acquistare a rate è molto importante, lo dico proprio io da collezionista.
bisogna comunque, ecco, insomma, entrare comunque nell'ordine di idee, sì, che purtroppo le opere costano, però in quel caso, diciamo, andando incontro al collezionista, te lo fidelizzi. Bisogna cercare di fare modo di farlo diventare un amico, che poi è vero, perché io ho persone che vengono a trovarmi 3 volte l'anno e magari in quell'anno non comprano niente, però magari poi mandano la foto, ah, ho preso questa alla fiera di Verona, ma va bene, però c'è l'amicizia di fondo, c'è l'amicizia, sì, esattamente, sì. Ascolta Cristiano, io è un dubbio che ho come collezionista, ma ce l'avranno tantissimi amici collezionisti di smaniate. Ma perché solo in Italia, come supporto, tutti cercano, penso che anche da te in galleria, cercano l'olio su tela, la tela, ma non la grafica tanto, ma la carta, gli acquerelli, tantissimi altri supporti che nel resto del mondo, tipo in Francia, sono paragonabili all'olio su tela. Sì. Perché in Italia ancora questo? Io proprio l'altro giorno ho parlato con una ragazza, si chiama Susanna, non dico su quale piattaforma online importante lavora, lei mi diceva, anche in Francia, purtroppo c'è ancora chi chiede, ma che poi è la prima domanda, perché succede, no? Con WhatsApp, oppure i social, Facebook, Instagram, sul sito mio, in galleria. Dice, Cristiano, io sono passato, ho visto una foto, non lo so, di Giosetta Fioroni, un'opera. Ma è una carta? La prima domanda è sempre quella. È una carta? Ma è una tavola? O è una tela dulcis in fundo? Però, e questo è un male, perché io dico sempre, bisogna giudicare l'opera. Io ho visto, avendo fatto, come tu sai perché c'eri, una mostra, non voglio ripetere sempre, per la Fioroni, ma io ho visto delle carte di Giosetta Fioroni meravigliose, molto più belle di alcune tele, molto più belle, molto più intense. Scusami, Kandinsky, la prima opera l'ha fatto su carta, ha fatto un acquerello su carta che è andata a Ruba. Cioè, meraviglioso, sì, infatti ci sono delle opere su carta, io dico sempre scherzando, vorrei 100 Picasso su carta, non mi date le tele. Cioè, quindi non è il supporto. Certo, la tela è più rappresentativa, però bisogna partire dalla carta. Io ritorno sempre su quella meravigliosa, per esempio, carta che tu hai alle spalle, no? Voglio dire, ma perché? Cioè, è meravigliosa, è bella. Giudichiamo l'opera. Sì, il supporto è un secondo momento. Meglio 10 carte piccole che non una tela... Che poi ci sono degli artisti che secondo me sono molto più bravi su carta che non su tela. Faccio i nomi perché magari qualcuno li vende, però ci sono. La carta assorbe la carta d'Amalfi. Alcune opere come Alessandra Carloni fa delle opere meravigliose su carta d'Amalfi. Io la preferisco 100 volte alle sue tele. Ti dico la verità. Forse un qualcosa di culturale che noi in Italia ancora dobbiamo superare. Ma è ancora un retaggio che ci portiamo avanti. Ascolta, abbiamo detto prima, nella tua galleria hai ospitato tantissimi artisti. Ora ti chiedo una cosa personale, tra tutti questi, se me lo puoi dire, c'è qualcuno a cui sei più legato? Qualche mostra che ti sei legato di più? Allora, diciamo che sono un po' legato a tutti, perché poi ognuno ha lasciato un'emozione. Ci sono artisti con cui poi ho fatto più cose, no? Prima l'ho citato Giorgio Laveri, a cui ho dedicato ben 5 personali. È chiaro, per esempio, c'è un artista, poi ricito, Marco Nero Rotelli, a cui ho fatto un'installazione luminosa a Monte Cassino, bellissima, e c'era anche la Rai. Siamo grandi amici, nonostante li abbia... diciamo che un pochino tutti ti lasciano qualcosa dentro, anche se magari ci si senti poco, no? Ho citato Pedretti, potrei citare... Sì, tanti altri Lorenzo Lugara, con cui ho fatto una mostra bellissima con lui e con la moglie, esponente della Cracking Art, quindi Vittorio Valente, per esempio, Paola, un membro Paola della Romano, Paola Romano, ecco, per esempio con Paola Romano, purtroppo non c'è più, aveva un rapporto meraviglioso, ci volevamo bene, ci sentivamo tanto, io andavo a casa sua, siamo stati insieme, quindi vedi, ognuno ti ha lasciato qualcosa. È chiaro che con Paola ci sentivamo quasi ogni settimana. Quando ho inaugurato questa sede è venuto il marito, che anche lui purtroppo non c'è più, è venuto il marito e ha portato una luna bellissima che abbiamo esposto. Perché, però diciamo che ognuno nel suo piccolo ha lasciato qualcosa. Guarda, Cristiano, ti faccio vedere una cosa. Ti faccio vedere una cosa. Che cosa c'è?
quella era la mia, o mi sbaglio? Eh no? Sì, è la comprata da preso da te. Una luna bellissima, quindi, diametro 80, luna d'oro di Paola Romano. Bellissima, bellissima. Sono bellissima. Affezionatissimo, ti dico. È bella, è veramente, beh, poi Paola è una persona, ma ci saranno tanti altri artisti che adesso non mi vengono in mente, con cui ho fatto delle mostre, anche recentemente, Fabrizio Spadini, Alessio, ecco, con Fabrizio Spadini, con Alessio Galega, siamo grandissimi amici, c'è un rapporto meraviglioso d'amicizia, ci sentiamo per altre cose, Fabrizio è stato ospite, credo, da me 10 volte, 15 volte, Alessio altrettanto, ma Alessio si è fermato anche ultimamente, così la sera abbiamo cenato insieme, Fabrizio lo stesso, se va a Napoli si ferma da me. Quindi, sono due grandi artisti, sì, sono due e parte artisti. Tutto da una mostra fatta insieme, capito? Quindi ognuno ha lasciato sicuramente un bel ricordo, assolutamente sì. Ascolta, gruppo Avanguardie Artistiche, come nasce sì. E cosa intende sviluppare? Allora, il gruppo Avanguardie Artistiche è un'idea che racchiude praticamente tre entità, diciamo così, distinte e separate, perché c'è la mia galleria, la Cristiano Art Gallery, c'è la Samo Collection di Luigi D'Agostino e poi c'è l'Ars in Drammara, che è un'associazione culturale. Abbiamo deciso di fare questa sorta di polo, no? Diciamo, lo chiamiamo un vero e proprio polo, perché unendo le forze ognuno può dare qualcosa in più. Quindi ognuno ha la propria entità, la propria galleria, le proprie opere, eccetera, eccetera. Diciamo, racchiuse qui, nella sede di Via Cavazzere. Però diciamo che ognuno può... opere riesco a vendere meglio. L'Ars in Drammara, che è un'associazione culturale radicata sul territorio, per esempio ha agganci con tanti artisti locali anche importanti. Luigi, per esempio, che conosciamo tutti, insomma, è un carissimo amico, però è come curatore d'arte, secondo me. Io, infatti, Cristiano, Luigi D'Agostino, a parte che è un grande curatore d'arte, ma è anche un grande collezionista italiano. È un grande collezionista, è un grande esperto di Mario Schifano, perché è uno che studia. Devo dire delle ultime due mostre che ho fatto, Antonio del Donno e prima per esempio ad Alfredo Pini o Anno Palosuo, alto grande dell'arte, e Luigi come curatore ha studiato, no? La materia, ha studiato le opere. Certo. E con Luigi abbiamo creato un polo che secondo me cresce, ma io non intendo mai una crescita economica, perché poi ti ripeto, ognuno ha le sue cose, la propria, così, esattamente, la propria orbita, diciamo così, però insieme cresciamo. Ma no, è proprio bella questa unione che avete fatto, effettivamente sì, questo polo, galleria, curatore, cioè veramente, e vedo perché poi io mi informo, anch'io vedo che funziona benissimo, state andando avanti davvero. Perché poi ognuno ci mette del suo, ognuno cresce, no? Ognuno dice la sua. Allora, e anche fisicamente è meno stancante, perché poi organizzare una mostra, è pesante. E quindi diciamo insieme si lavora meglio. Infatti noi le mostre le facciamo sempre insieme, perché così insomma ognuno dà il contributo, come scegliere le opere, il posizionamento a parete, anche la scelta delle opere, capito? Persino la locandina le discutiamo insieme. E questa è una cosa che insomma... è positiva, credo. Positiva. A parte ti faccio i complimenti, perché è una galleria davvero bellissima. Io adesso la vedo solo nel video, ma l'ho vista anche in foto, ho visto le mostre che avete fatto, molto spaziosa, molto luminosa, che è importante per i quadri. Ti ringrazio, sì. Quindi noi siamo proprio fronte strada, veramente ti faccio i complimenti per questo. Ti ringrazio, sei gentilissimo come sempre. Ascolta, Cristiano, ora dobbiamo aiutare un po' gli amici artisti emergenti. Io ti chiedo, potresti dare come gallerista un consiglio agli artisti che vorrebbero affacciarsi in questo mondo? Più che affacciarsi, ti chiedo, perché me lo chiedono a me, entrare nel mondo dell'arte, come possono fare? Ma guarda, io recentemente è venuto a trovarmi una ragazza che ho conosciuto, è di Roma, posso anche citarla perché è una carissima amica, Creola, ed è un'artista. A me piace fare delle cose particolari, non mi svelo niente, perché poi però vi invito insomma a guardare, seguitemi su Instagram, cercatela, non vi dico di più, e vedete, fate delle cose particolari. E lei mi ha scoperto per caso, è di Roma, il suo compagno è di un paese qui vicino, e lei mi ha chiesto, ma come possiamo fare per crescere insieme? Perché secondo me la cosa bella di un artista, chiamiamo così, emergente, è il rapporto con il gallerista. Lei non mi ha detto, la cosa che mi ha colpito, lei non mi ha chiesto, mi rendi
quanto valgono le opere? Se faccio la mostra, quanto mi fa guadagnare? Lei non me lo ha chiesto. Lei ha detto, Cristiano, per crescere insieme culturalmente, che cosa possiamo fare? E io ho detto, guarda, iniziamo piano piano a proporle. Le ho proposto una mostra che faremo forse a febbraio, per cui, vedi, secondo me la cosa, sono partito un po' da lontano, perché per dire che come questa ragazza, Creola, che mi ha fatto questa domanda, e poi e a ogni mostra lei è presente, sta cercando di capire il dinamismo e come funzionano le mostre, no? E la presenza in galleria. Io quello che dico, gli artisti non devono avere paura di entrare nelle gallerie. Molti hanno paura perché magari qualcuno dice, allora io ti faccio la mostra e mi dai 1.000 lire, torno alle lire, no? No, non bisogna avere paura, cioè bisogna chiedere al gallerista che possiamo fare. Intanto, che ne pensi delle mie opere? Ti piacciono? Poi, certo, io dico, io ho sempre fatto mostre di artisti che adoravo e che mi piacciono. In qualcuno credevo di più, in qualcuno credevo di meno. Però dico sempre, fate questa domanda prima al gallerista. Se il gallerista magari quell'opera o le vostre opere non sono nelle sue corde, bisogna prendersela. Troverete altri galleristi, sì, ma bisogna credere in quelle opere. Perciò, secondo me, la cosa principale, preliminare, è quella di dialogare con il gallerista e chiedere un parere. Poi da lì, se scatta il feeling, si va avanti e si lavora in due, perché la strada poi è in salita, chiaramente, ma si percorre in due, artista-gallerista. Io forse sarà un po' visionario, ma la no, penso no, così. No, ma hai ragione, sei ritornato anche sulla domanda precedente, il rapporto che ci può essere tra artista e gallerista, che è proprio questo che hai detto, perché noi poi ci riferiamo sempre agli artisti già affermati, ma in realtà questi artisti emergenti hanno bisogno proprio di questo, di un rapporto fisso con il gallerista, di qualcuno che li possa aiutare, sì, e mostrare, anche curare, ma mostrare più che altro. E questo avviene solo con un gallerista. Cristiano, io ti ringrazio tantissimo per il tempo che ci hai dedicato, ti ringrazio per essere stato qui, ti ringrazio per tutti gli approfondimenti blog, che per ci hai questo, dato. Veramente un bel contenuto che ci mancava, eh? Ti mancava, ringrazio. Mancava. Poi, insomma, io ti conosco, quindi veramente complimenti, perché, ma non sono complimenti di facciata, perché sei bravo veramente, lo fai bene. Ti ringrazio, Cristiano, gentilissimo, come sempre. Bravo, perché diciamo siamo stufi di quelli che mettono su Facebook, questa è la mia opera, questo ce l'ho a casa. Tu hai creato un blog veramente interessante, veramente. Sì, ti ringrazio. L'obiettivo di Smani Art era proprio questo: promuovere l'arte, promuovere gli artisti, più che altro a far appassionare le persone all'arte, che oggi come oggi forse c'è un po' più di bisogno di questo. Sì, ma in merito, se ognuno ci mette il suo, funziona. Funziona. Cristiano, ti ringrazio e ti saluto, ti ringrazio di nuovo, molto gentile. Grazie ancora, grazie. Amici di Smani Arte, ciao Cristiano, amici di Smani Arte, io saluto anche voi, grazie per essere stati qui con noi. Oggi abbiamo parlato di arte, di mercato dell'arte, l'amico Cristiano Tomassi ci ha dato tantissimi e tantissime informazioni e approfondimenti. Spero che la puntata vi sia piaciuta e ci vediamo alla prossima. Un abbraccio forte a tutti. Ad maiora. Arrivederci. What's up is down, what's left is right.